Ci sono. Con mister Marco Cascitti a commentare una sconfitta che sicuramente dà fastidio, perché questa era, insomma, almeno da pareggiare. Sicuramente è stata una partita molto aperta, due squadre secondo me forti. Il primo tempo abbiamo sofferto un attimino, i primi 20 minuti, perché loro con tre centrocampisti riuscivano sempre a metterci in difficoltà contro i nostri due, quindi si è cambiato qualche cosa, abbassando Lombardi, e poi anche il secondo tempo con l'ingresso di Staiano siamo riusciti a mettersi ordinati in campo, e praticamente il secondo tempo, secondo me, se il primo tempo aveva, diciamo, era stata più o meno la pari, il secondo tempo avevamo meritato noi come prestazione. Purtroppo poi ci sono gli episodi, e uno di questi abbiamo preso gol, non siamo scappati, probabilmente non so se era fuori gioco o meno, e abbiamo preso questo gol, e poi abbiamo avuto delle grossissime occasioni, quella di Losicco a colpo sicuro, e il palo di Mencagli, sicuramente una partita che dove meritavamo sicuramente di più. A proposito di episodi, al di là del contestato fuorigioco, c'è un fallo di mano che, insomma, reclama Vendetta, è sembrato un rigore evidentissimo. Non lo so, mettiamoci anche quello. Sta di fatto che è una partita che abbiamo perso dove probabilmente non si meritava di perdere. Comunque faccio complimenti al Siena, perché chiaramente probabilmente è la miglior squadra del girone. Ha avuto grossi problemi durante tutto l'anno, e ora che è a posto si vede che tipo di formazione è. Però noi siamo alla pari perché hanno dimostrato oggi i ragazzi, soprattutto al secondo tempo, veramente di volere questo risultato e di poter vincere con tutti quanti. Mister, oggi però il Follonica Camorano aveva diverse assenze anche di peso, perché Tomasini fuori, Corioni fuori, Papini non è partito dall'inizio, Bruni gioca ma non so nemmeno come faccia perché ha forse ancora una frattura in corso. Chiaro, però il resto del gruppo sembra trasformato. Sicuramente hai ragione, perché diciamo che non avevamo delle sostituzioni in grado di effettuare, specialmente nel reparto avanzato, dove magari un Tomasini oggi ci faceva molto comodo, è inutile negarlo. Dei giocatori come Corioni, anche lui è importante per la nostra economia della squadra. Loro invece hanno una rosa veramente importante, però io sono contento della mia. Purtroppo ci mancavano dei giocatori, lo stesso Papini non era in condizione di giocare dall'inizio, quindi lo stesso Zini, quindi vabbè, comunque non stiamo lì a stare, ci penso a queste cose ora. A questo punto da domani si penserà domenica, e se giochiamo in questa maniera problemi non ce l'abbiamo. Senti, a proposito della domanda che ti ha fatto Enrico Giovannelli, io più che una domanda ti faccio i complimenti, ti giro i complimenti che hanno fatto in precedenza il vicepresidente Lorenzo Manzi e DG Vetrini, cioè si vede la mano di Marco Cascitti. Io faccio il mio lavoro, sicuramente prima con Giancarlo Favarin secondo me si lavorava molto bene, però i risultati purtroppo quando non arrivano succede questo. Io ho dato tutto quello che, conoscendo l'ambiente e tutto il resto, ho dato tutta la mia esperienza, e effettivamente questa è una squadra che ora lotta su ogni pallone, si è visto oggi, insomma, veramente c'è da fargli complimenti e basta, quindi di tranquillizzarli il più possibile, di stare tranquilli, di pensare ora a riprendere, a giocare come abbiamo fatto ora in certi momenti, e dobbiamo dare più continuità. Purtroppo si gioca ogni tre giorni e non è facile. Grazie mille. Grazie a voi.